Bellati ragazzi, sono Harry Laz e bentornati in questo nuovo video sul canale Noi Malati di Foot. Oggi vi porterò uno squad builder abbastanza costoso, perché infatti questa squadra si aggira intorno ai 4.800.000 crediti. Se volete fare questa squadra vi consiglio di passare da VIP FIFA Coins e con il codice Malati15 avrete un 5% in più dei crediti. Detto questo, ragazzi, posso cominciare subito questo squad builder. Allora, intanto si tratta di una Bundesliga e in porta abbiamo il solito Neuer, ragazzi, portiere più forte del gioco, pagato 160.000 crediti, 87 di tuffo, 85 di presa, 92 di rinvio, 86 di riflessi, 58 di velocità e 90 di piazzamento. Ne fanno di Neuer un portiere davvero, davvero forte. Ma passiamo subito al terzino, che sarà Piszczek, 81 di velocità, 73 di passaggio, 80 di difesa e 82 di fisico. Queste sono le statistiche che spiccano di più di Lukasz Piszczek, che ha 3 di piede debole e 3 di mosse abilità. Work rate alto alto. Poi, come difensore centrale, ho scelto Mats Hummels Sif, 68 di velocità, 62 di tiro, 80 di passaggio, che per un difensore è davvero ottimo, un 80 di passaggio, 76 di dribbling, e anche questa statistica è davvero ottima, 93 di difesa e 85 di fisico. Mamma mia, ragazzi, Hummels secondo me è uno dei difensori, scusate, più forti di questo gioco. Pagato la bellezza di 330.000 crediti. Poi passiamo al suo partner di difesa, che è Jerome Boateng, 79 di velocità, 50 di tiro, 68 di passaggio, 70 di dribbling, 84 di difesa e 82 di fisico. Ho scelto Boateng upgrade perché secondo me ne vale la pena acquistarlo da quello normale 85, perché su questo upgrade secondo me si vede davvero la differenza che c'è tra quello normale, diciamo normale, e tra questo qua 86. Pagato 27.500 crediti, work rate normale normale, piede debole 4, mosse abilità 3, che sono davvero ottime per un difensore centrale. Come terzino sinistro ho scelto un altro terzino più forte del gioco, che è David Alaba, 86 di velocità, 81 di passaggio, 82 di dribbling, 79 di difesa. Queste sono le statistiche che spiccano di più di David Alaba. Terzino austriaco, work rate alto al normale, piede debole 4, mosse abilità 3, pagato la bellezza di 46.000 crediti. Poi passiamo con il centrocampo, che ho scelto Bastian Schweinsteiger, bandiera del Bayern Monaco. 81 di velocità, 85 di passaggio, 88 di dribbling e 80 di difesa. Sono le statistiche che servono di più per un centrocampista per essere davvero forte. Infatti, il suo valore è di 88, work rate alto alto, piede preferito destro, piede debole 3 e mosse abilità 3. Passiamo all'altro partner di Schweinsteiger, che è Philipp Lahm. 76 di velocità, 84 di passaggio, 83 di dribbling, 87 di difesa e 67 di fisico. Ne fanno di Philipp Lahm davvero un ottimo mediano. Pagato 11.500 crediti, work rate alto alto, piede destro, piede preferito destro, scusate, piede debole 3 e mosse abilità 3. L'altro partner di Boateng, sì, Boateng, di Schweinsteiger e Lahm sarà Kevin De Bruyne Sif, 81 di velocità, 87 di dribbling, 88 di passaggio, 87 di dribbling, 48 di difesa e 74 di fisico. Qui ci sono statistiche davvero ottime per un centrocampista, ragazzi, perché quasi tutte le statistiche sono sopra all'80, a parte la difesa e il fisico. Piede debole 5, mosse abilità 4, work rate alto e normale, pagato 160.000 crediti. Vi starete chiedendo perché non ho scelto la sua versione Man of the Match, per il semplice motivo che non si trova nel mercato. Comunque,
Se voi ce l'avete o l'avete trovata nel mercato, vi consiglio di mettere quella. Poi, come ATD, ragazzi, il giocatore più forte di questa squadra, Ari Robben, third infield, 95 di velocità, 93 di tiro, 88 di passaggio, 96 di dribbling, 38 di difesa e 70 di fisico. Ne fanno di Ari Robben un giocatore straordinario. Alla destra del Bayern Monaco, pagato la bellezza di 3.498.000 crediti, però sicuramente l'ho trovato a meno perché praticamente l'ho acquistato lunedì e hanno aggiornato i prezzi martedì, quindi non sapendolo l'ho acquistato a questo prezzo. Comunque sono sicuro che lo troverete a molto meno. Piede preferito sinistro, quindi potete rientrare sul sinistro e calciare a giro oppure tirare una bella stecca sotto al 7. Work rate alto basso, mossibilità 4, piede debole 2. Gli ho applicato, anzi l'ho comprato così con lo stile intesa cacciatore che mi va a aumentare la velocità e il tiro. ATS ho scelto Frank Ribéry, 171.000 crediti, piede preferito destro, piede debole 4, mossibilità 5, ragazzi. Work rate alto normale, 89 di velocità, 85 di passaggio, 92 di dribbling. Queste sono le statistiche che spiccano di più dalla sinistra francese del Bayern Monaco. Poi in attacco ho scelto Pierre-Emerick Aubameyang. Work rate normale basso, piede debole 3, mossibilità 3, pagato 377.000 crediti. Velocità 96, 85 di tiro, 83 di dribbling e 78 di passaggio. Allora, ragazzi, qui ho da dire una cosa, perché praticamente si poteva scegliere o Müller o Aubameyang. A dire la verità, in questo squad builder la prima partita io ho Müller in attacco, con la SIF 88. Però non mi ha convinto molto, quindi ho scelto Aubameyang perché comunque è velocissimo, ha un ottimo tiro, anche un ottimo stacco di testa e ne vale davvero la pena perché sì, non mi è piaciuto Müller. Quindi ragazzi, la squadra è questa, spero che questo squad builder vi sia piaciuto. Come al solito lasciate un bel like, sotto nella descrizione troverete il link mio del canale YouTube. Vi ricordo di passare sempre da VIP Coins FIFA per avere un 5% in più di crediti. Qui da RLZ è tutto, bella!